Ieri ci siamo collegati con l'amico Ugo Caira per discutere un po' di qualche argomento che riteniamo importante. Ne è venuto fuori però un collegamento molto disturbato e quindi con dei tagli proprio, ma tagli dovuti al tipo di collegamento, al tipo di connessione. Abbiamo ritenuto comunque ugualmente di pubblicare questo video per offrire una serie di spunti di riflessione circa ciò che sta accadendo, oppure per stimolare anche su alcuni argomenti che riteniamo di estrema importanza. Quindi il video non è un granché dal punto di vista appunto dell'audio e anche proprio visivamente, e in alcuni momenti magari ci sono da parte mia dei toni anche un po' accesi, ma chi mi conosce sa che ogni tanto io queste cose le faccio, certe Perché cose credo che vadano dette, soprattutto nel contesto in cui viviamo, vadano dette anche con forza e quindi ve lo prendete così com'è. Grazie e buona visione, ovviamente. tutti proprio sono in un mondo un po' esplosivo ultimamente, vero? No, non ho capito, scusa, siamo seduti in un mondo. Un mondo un po' esplosivo, no? Nel senso che ci sono un sacco di eventi belligeranti e non, e poi insomma non fai tempo a seguire una notizia che c'è subito l'altra, e sai, girando su web qua e là, ultimamente ho visto delle cose, ho letto e le visto delle cose un pochino, come dire, che mi fanno un po' riflettere, no? Su certe informazioni, su alcune cose che si stanno muovendo in giro a livello politico, sotterraneo. Non so se tu hai capito a cosa alludo, perché magari forse anche tu hai visto notizie del genere, no? Mi dicevi che hai fatto un giro sul web e hai trovato Sì, ho trovato un po' un po' di di cose. notizie, adesso se vuoi ti posso accennare, diciamolo No, io così. volevo dirti che invece io ho girato il web per cercare qualcosa che non ho trovato e mi sono stupito del fatto che non ho trovato qualcosa che magari pensavo di trovare. Mi ha stupito più quindi ciò che non ho trovato che non ciò che ho trovato. Questo è il mio stupore. Infatti, perché a volte ascoltando certi programmi si parla di tutto, ma non si parla di quello che si dovrebbe parlare. No, per esempio, così questo è un discorso ovviamente generale, no, ieri ho visto una, ieri mi pare, se ho visto una diretta, e che buona parte di questa diretta era incentrata sul fatto che magari qualcuno partecipa a degli incontri segreti come giornalista e poi non diffonde le informazioni. Quindi una diretta che è iniziata proprio con questo, mi pare si parlava della Magione, mica della Magione, eccetera, eccetera. Quindi giustamente in questa diretta si condannava il fatto di partecipare a riunioni segrete e poi di mantenere il silenzio. Oltretutto, ho saputo che la Magione, oltre al Bilderberg, fa parte della trilaterale anche. Tu lo Sì, sapevi, no? anche da un po' di tempo, non è, sì, non è una roba recente. No, ma rimaniamo un po' su quello, Ugo. Quindi, giustamente, si condannano le riunioni segrete, in cui ovviamente si ritiene, giustamente, che non si facciano gli interessi della collettività, ma quelli di gruppi o di gruppi di persone o di gruppi di potere. E poi su questo, ovviamente, c'è silenzio assoluto, cioè nulla trapela all'esterno. Allora, non ho capito però, se noi condanniamo le riunioni segrete fatte da associazioni, diciamo segrete, sulle quali poi si mantiene il silenzio, non ho capito perché questo ragionamento non ci porta poi dritto o non ha portato dritto dritto alla massoneria e a condannare la massoneria tutta. Perché la massoneria si basa su questi due principi, il silenzio e la segretezza. Voglio dire, ecco perché poi mi sono stupito. Perché noi abbiamo avuto la candidatura, l'offerta della candidatura e l'accettazione della candidatura da parte di un economista. La candidatura arriva da un certo movimento, si chiama Movimento Roosevelt, ma questo movimento naturalmente è emanazione della massoneria. Quindi anche là riunioni segrete.
silenzio assoluto su quello che succede. Un economista che si è fatto conoscere in un certo modo per essere o per sostenere di essere contro questo sistema e poi accetta la candidatura della massoneria che ha come dire le stesse caratteristiche di questi gruppi, avviene tutto in segreto e c'è assoluto silenzio. Quindi non capisco perché tutto questo clamore, che comunque è una cosa grave, intorno alla Maggiori, e non si parla di questa candidatura. Non che la carica di sindaco sia una carica, cioè di sindaco, ma questo è l'inizio dello sdoganamento di un partito ufficiale della massoneria. Esatto. Da parte di un uomo che ritenevamo, un economista che ritenevamo essere dalla nostra parte. Io mi sto chiedendo perché su questo argomento così importante si tace. Esatto. C'è il silenzio assoluto, si parla di tutto. Esatto. Anche notizie, francamente, non hanno priorità. E di questa cosa così importante non si parla affatto. Ecco, questa cosa mi ha veramente stupito e mi ha anche preoccupato. E mi ha anche preoccupato, perché ho detto, ma allora, come funziona qua? Cioè, che cosa viene considerata notizia da parte della controinformazione e che cosa non viene considerata notizia? Anche perché nel frattempo ho visto magari fare dirette, mica dirette, su cose di non primaria importanza. Se le priorità vengono fissate in base a due parametri, che sono l'importanza e l'urgenza, mi pare che una cosa del genere, cioè sto parlando di quella della candidatura, sia una cosa importante per i mattoni, per le fondamenta che sta creando un partito massonico, e poi è anche urgente. In totale silenzio da parte di chi, come chi fa controinformazione, e dovrebbe invece, nel silenzio di quelli che dovrebbero fare controinformazione, e quindi parlare di questa cosa. Esatto. E non farli lavorare in silenzio. Invece è calato assolutamente il silenzio su questa notizia. Mi chiedo perché. Ma guarda, io ripeto, mi chiedo perché. Ma c'è di più, finisco, Ugo. Alcuni canali sono stati stimolati attraverso dei commenti a parlare di questa cosa. Gli è stato chiesto, ma perché non parlate di questo? È un qualcosa di importante. Qualcuno ha detto che ne ha già parlato. Io mi chiedo dove e quando. Esatto. Perché non mi risulta. Qualcun altro invece ha fatto un po' ricche mercanti, ma sta di fatto che nonostante gli stimoli c'è silenzio assoluto. Guarda, io ti posso dire... questa cosa io non la capisco. Certo. A questo proposito, io posso aggiungerti questo, che l'altra volta su Facebook, con l'avvocato Mori, si parlava appunto della massoneria, o perlomeno io ho fatto delle domande, come mai non si parli della massoneria. E lui ha detto che la massoneria non è un problema, perché se lui ha detto se la massoneria fosse un problema non se ne parlerebbe, ma che perché il problema in realtà è il problema l'elite economica, no? L'elite della finanza, no? Quindi come se la massoneria fosse scollegata dalla finanza. E poi ho voluto provare a stimolare, diciamo, di questo tipo di... No, scusa, mi ripeti questa cosa. Scusa Ugo, dimmi. Mi puoi ripetere questa cosa, perché non ho sentito bene? Allora, aspetta un attimo che... Non ho capito la storia di Mori, scusa. Ti aspetta che te la leggo, perché mi sono salvato la... Allora, un attimo. Dunque. Ecco qua. Allora, mi senti? Elia? Sì, ti sento. Allora, ti sento adesso, benissimo. Sì, vado via dal video perché... Io ti sento. Ok, perfetto, perché devo leggerti questa cosa qui. Allora, praticamente l'avvocato Mori, a cui io ho chiesto come mai non si parlasse di massoneria, lui mi risponde: ma non esiste un'associazione segreta che controlla il mondo. Ma per favore, sta storia dei massoni è come quella degli OPPT o altre stronzate. Il potere economico è il problema, il potere economico che è diventato così forte
da schiacciare le democrazie. Non è questione di associazionismo, è questione di chi a grana e la crea. Se la massoneria fosse il problema non avresti mai neppure sentito parlare. Ma cioè, e poi tra l'altro io poi ho messo ancora un commento che poi non si è inserito perché evidentemente lui ha tolto questa conversazione. E io poi ho detto, avvocato Amore, poi l'ho salvata, ma no, anche se non è entrata, io gli ho risposto, ma lui poi non so se l'ha letto o meno. Marco Mori, lei con tutto il rispetto ignora molte cose. Ha mai sentito parlare del Naibrit? Credo che lei debba informarsi molto su certe questioni, ma mi scusi, con quale autorevolezza fa certe informazioni? Già il fatto che si scende, che chi scende e scinde il potere economico dal potere massonico, la dice lunga. Se proprio vogliamo dirla tutta, i Rothschild e Co. attraverso la massoneria comandano il mondo. Spero che almeno su questo possiamo concordare. Poi, chi ha raggiunto certa consapevolezza sa che in cima a tutto, i Rothschild compresi, si sa chi c'è. Vabbè, e qua poi continui, eccetera, eccetera. Ecco. Va bene. Quindi Mori nega che la massoneria... E poi ha tolto questa conversazione. Poi io sono andato anche dall'avvocato Rinaldi, sia io che un altro, diciamo, amico di Facebook, che è un dentista di Vittorio Veneto, mi pare, da quelle parti lì, un certo Paolo Lisi, che anche lui ha fatto le domande, a cui nessuno risponde. Anche Rinaldi l'abbiamo incasato più volte facendo domande sulla massoneria, come mai non ne parla, come mai, cosa ne pensa. Zero, non ha detto A. Quindi, queste persone che sul web si spendono... Dice Rinaldi l'economista? Esatto. Scusa Ugo, scusa, ogni tanto mi piace anche intervenire. Allora, tu parli dell'economista Rinaldi? Rinaldi, sì, esatto. Dell'economista Rinaldi. Quello che si vede... Okay. Adesso mi sfugge il nome, ma abbiamo capito di cosa parlare. Sì, sì, chiaro. E quindi, cioè, la cosa che stupisce è che... combinazioni, in questi ultimi tempi arriva una Galdi che sdogana la massoneria e addirittura chiede a Galloni di entrare in politica come sindaco di Roma. E poi le eventuali trattative con il Movimento 5 Stelle, di cui nessuno parla, ma anche nell'attacco che ha fatto Salvo Mandarà non ha detto nulla riguardo alla massoneria, eventuali collegamenti col Movimento. Questo è una cosa che mi stupisce, visto che più volte se ne è parlato in conversazione. Ecco, mi stupisce. E tutte queste persone che, hanno tolto la maschera, perché poi prima sembra che facciano i paladini difendendo certi principi, secondo certe visioni, eccetera, eccetera, e poi alla fine non parlano di massoneria o evitano il discorso, no? Abbiamo avuto Barnard, insomma la lista è lunga, non ce n'è... Non so, tu cosa ne pensi? Vabbè, parla Barnard, aveva un altro incarico, aveva un'altra missione da parte di alcuni personaggi, per cui poi il fuoco di paglia, poi mi pare che Barnard non ha attecchito assolutamente, anche se in quel momento ha disorientato molta gente. No, io dicevo appunto questa cosa strana, che non c'è, non si parla di questa faccenda, ed è molto strano, io non lo capisco, alzo le mani, cioè non sono in grado di capire il perché di questi silenzi su questa vicenda. Non voglio fare ipotesi perché non è il caso, dico solo che prendo atto, e non me l'aspettavo, anche qualcun altro in privato mi aveva detto, ah sì, no, ma ci sei... Io non ho ricevuto su voi nessuna telefonata, nessuna richiesta di fare una qualche diretta su questo, praticamente c'è, ripeto, silenzio tombale. Non me lo spiego. È tutto qua. Io mi pongo delle domande e magari le pongo anche a chi ci ascolta. Probabilmente io e te siamo due stupidi,
non riusciamo a capire cose elementari che altri capiscono. Esatto. Non voglio pensare male, non voglio pensare male assolutamente, non è il caso. Però mi rimane la domanda: perché non se ne parla? E non mi si venga a dire che non è una cosa importante, perché questi sono i primi passi importanti di un partito massonico che sta reclutando un sacco di persone all'interno di quello che si pensava fossero gli antisistemi, chiamiamoli così, o sta reclutando anche all'interno dei cosiddetti controinformatori, di qualcuno di questi io ho la certezza. E ti dico di più, questo disegno non è nato alcuni mesi fa, anche su questo le prove. Questo disegno è nato qualche anno fa. Sì. È nato qualche anno fa. Certo. Ripeto, di questo le prove, sono in grado di documentare ciò che sto dicendo. Certo. È chiaro, sono partiti un po' da lontano, contatti, sto parlando dell'economista candidato a sindaco di Roma da parte di quel momento. Sono partiti da molto, molto lontano. Sto parlando di qualche anno fa e ripeto questa informazione, sto parlando di qualche anno fa. Quindi dietro è chiaro che questi lavorano nel sommerso ed è il caso di smascherare queste operazioni. E invece di fronte ad un'operazione così importante c'è il silenzio assoluto, totale, assordante, come dicevi tu per telefono. Certo, infatti. E infatti, ma poi anche, voglio dire, la cosa che già mi stupiva all'epoca, quando vedevo Galloni che andava a conferenze delle MMT, che sappiamo bene erano ideate da alcune scuole di Wall Street, quindi voglio dire, lui che si è speso parlando, divulgando il signoraggio, sarei utile ad esempio quella famosa trasmissione che ancora forse c'è in rete da qualche parte, chissà dove, anche perché l'hanno, come dire, un po' sabotata, e comunque da quando è andato appunto a queste conferenze dell'MMT, a me veramente mi è saltata la pulce nell'orecchio, dico, ma insomma, possibile che lo capisco io, allora lo capisce lui, che questa MMT è una roba un po' mosca, ecco. E si riallaccia al discorso. Quello ci può stare pure, perché in un seminario, perché quello era un seminario, perché la gente poi ha pagato per partecipare, quindi non è che era gratuito, ma per informare, che ha partecipato a quell'incontro dell'MMT, ha pagato, mi pare 40 euro, una roba del genere, ma là ci sta, va un economista e illustra le sue teorie, ma mi pare che abbia parlato d'altro, abbia parlato di Cole, di quando accadono determinati fatti all'Italia, eccetera, eccetera, ma quello ci può anche stare, si fa informazione, eccetera. Sono questi ultimi avvenimenti, che ripeto, partono da lontano, a destare in me molta preoccupazione. Ma perché? Io lo spiego. Uno dice, vabbè, ma tanto muoveranno poca gente. Il concetto è che noi riusciamo a fare breccia su poche persone. Se queste poche persone che cominciano a interessarsi e a capire qualcosa vengono poi deviate, a noi ci sottraggono le uniche persone sulle quali si potrebbe, come dire, fare un'opera di informazione corretta. Perché quello sta accadendo. C'è solo una parte molto piccola, una percentuale piccola di persone che è in grado di capire che si interessa. Qualcuno interviene proprio su queste persone e le dirotta da un'altra parte. Sulle persone che stanno cercando di capire o che comunque hanno capito qualcosa o più di qualcosa, c'è tutta un'operazione di disinformazione su una serie di argomenti incredibili, primo dei quali ovviamente è contro la religione cattolico-cristiana. Questo ce lo possiamo dire, è di moda. Io l'ho detto altre volte e lo ripeto, è di moda. E chi è? Ci sono canali in cui non c'è accesso a nessuno, tranne rari casi, nessun cattolico cristiano. E se c'è un programma, questo viene sottoposto veramente al tiro al piccione, con una serie di domande tendenziose, a cui è stata data migliaia di volte sempre una risposta, ma quella risposta non la si vuol capire. Capisci? E l'invito è a documentarsi, a leggere anche un'altra parte della storia, a capire bene che cos'è la massoneria. E io lo posso dire, ci sono due forze che si stanno contrapponendo a questo mondo. Una è quella di chi sappiamo e l'altra è la Chiesa di Cristo. Non ci sono altre. Quando lo capiranno? Per cui se io attacco gli Stati Uniti da una parte, ma difendo
un certo pensiero, una certa filosofia. Da un'altra parte, io sto appoggiando, consapevolmente o meno, la parte anche esoterica della massoneria. È un dato di fatto, è un dato di fatto, perché queste società moderne sono state costruite su pensiero massonico. Da dove deriva questo pensiero? Però quello che dico è la parte esoterica della ideologia della religione massonica è il liberalismo, il liberismo, queste società nelle quali noi viviamo. Esatto. Questa è la parte visibile. Ma hanno... Non ci vuole molto a capirlo. Infatti. Hanno praticamente influenzato tutto, il pensiero filosofico, l'istruzione, la storia manipolata, cioè dovunque ti guardi, dovunque ti giri, nelle scuole, tutto quello che noi pensiamo, parlo di società, non io e te, cioè che la società, il pensiero comune su certi argomenti, è tutto è un prodotto della massoneria. Cosa che fino a qualche anno fa non si conosceva neanche il significato. Uno parlava di massoneria, dice, ma cos'è? L'ho sentita qualche volta, ma però non si sapeva che cosa fosse. Ma adesso poi sento Ugo, scusa se ti interrompo, ma veramente ho voglia proprio di parlare. Allora, sì. Io sento dei discorsi che sono veramente assurdi. Qualcuno dice, ma si lamentano proprio i cattolici che hanno avuto in mano l'informazione fino a prima del Concilio Vaticano II. Ma questa è una balla. Ma questo è antistorico, è contro i fatti. Con l'invenzione della stampa, con l'invenzione della stampa, i nemici della Chiesa stamparono circa 500 libri che cominciarono a diffondere. Sto parlando del 500. E cominciarono a diffondersi tutta una serie di conoscenze, di versione dei fatti. Nel 700 ne furono stampati circa 20.000 e attraverso questi libri cominciò a veicolarsi tutta una serie di dottrine ed è nel 700 che si inventarono tutte le leggende nere, come vengono chiamate, sulla Chiesa. Parliamo dell'Inquisizione, parliamo di Giordano Bruno, parliamo di tutte quelle... di tutte quelle leggende nere che magari che chiunque ti sbatte in faccia per dire proprio voi parlate, capisci? Esatto. Quindi quando si dice che la Chiesa Cattolica ha avuto in mano l'informazione fino a prima del Concilio Vaticano II, stanno dicendo delle falsità, perché non si capirebbe allora come mai San Pio X non riuscì a fermare i modernisti. Se la Chiesa avesse avuto tutto questo potere di comunicazione e avesse avuto in mano veramente il potere, a queste persone io ricordo che il Papa non riusciva a far entrare le sue encicliche nel Regno di Sardegna, non riusciva a farle entrare in Piemonte. Sto parlando anche prima dell'Unità d'Italia. Cioè qua si dicono delle menzogne che sono facilmente smentibili dai fatti. Ma poi anche il fatto che... Veramente è qualcosa di incredibile. La presa di Porta Pia, se il Vaticano avesse avuto questo potere all'epoca, non ci sarebbe stata la presa di Porta Pia. Invece i massoni hanno tentato di infangare anche Pio IX dicendo che era massone. Chi si abbevera su libri massonici o di quella derivazione dice naturalmente che la presa di Porta Pia venne con la collaborazione del Papa. Ma queste sono robe assurde, capisci? Hanno cercato di infangare La memoria di un papa sostenendo che era massone. Non è assolutamente vero, non è stato dimostrato niente, anzi sicuramente è stato dimostrato che non era così. Quindi capisci, allora chi si apeva a certe fonti e a pregiudizi incredibili non ci vuole sentire, oppure qualcos'altro, francamente non lo so. Come anche tutto questo lo trovo veramente poco. Ah, tra l'altro io sono accusato, adesso mi sfogo totalmente, sono accusato e io parlo sempre di Medioevo. Il Medioevo durò secoli. Se voi andate nel mio canale, io non so quante volte ho parlato di Medioevo, pochissime volte. Invece il fascismo durò 20 anni. Adesso se paragoniamo 20 anni a secoli, qual è la proporzione? Allora io vorrei vedere quante volte io sul mio canale parlo di Medioevo
e quante volte su certi canali si parla di fascismo e quante migliaia di video ci sono sempre sullo stesso argomento. Esatto. E poi accusano me di parlare di Medioevo. Io non ne parlo abbastanza, purtroppo. Mi piacerebbe parlarne tantissimo e mi piacerebbe raccontare la storia anche sociale, non solo religiosa, di quei secoli, che purtroppo cominciò a finire sia per responsabilità di Filippo il Bello, sia per Guglielmo di Ockham col famoso rasoio, eccetera, eccetera, che comportò l'inizio dell'occultamento della filosofia scolastica. Quindi l'inizio dei nostri guai, dei nostri guai, perché noi siamo figli di un pensiero, di una filosofia che non ha niente di razionale, a parte che non ha niente di soprannaturale nel senso giusto, ma non ha niente neanche di razionale. E naturalmente ci hanno portato piano piano, come fanno loro queste cose, no? Fino ad arrivare oggi ad avere, a discutere di cose che solo qualche anno fa erano impensabili, che oggi fanno passare come qualcosa di assolutamente normale, come allora nel nord d'Europa stanno facendo passare e riusciranno a far passare la necrofilia come qualcosa di assolutamente normale, capisci? Ci arriveranno. Pedofilia, anche. Quindi chi fa controinformazione non può ignorare la storia. Io so che i grillini sono accusati di non conoscere la storia, giustamente, da parte di qualcuno, perché tu non puoi capire questa realtà se non studi la storia e tutto ciò che è collegato poi alla storia. E poi si commette lo stesso errore. Ripeto, le società nostre, questo tipo di società, sono la parte esoterica, cioè rispetto a ideologie, religioni esoteriche, massoniche. Certo. Quando si riesce a capire questo concetto così elementare, tutto diventa chiaro. Vero. E quindi... Finisco. Io capisco che una persona che ha una formazione giuridica, anch'io ho fatto giurisprudenza, possa essere innamorato delle Costituzioni. Però, attenzione, se in tutta Europa le Costituzioni sono un fallimento, se negli Stati Uniti la più grande democrazia del mondo è diventata la più grande dittatura del mondo, vuol dire che lo strumento che non funziona è un pezzo di carta che è stato utilizzato per ingannare i popoli e basta, perché non è nulla esterno allo Stato. Una volta c'erano dei principi che erano esterni a chi governava, e chi governava doveva attenersi a quei principi, a quei valori, erano quelli che pesavano e misuravano. Oggi è l'uomo che decide i principi che l'uomo deve usare. Tra l'altro, noi abbiamo scacciato, quindi è creatore anche delle società, e noi abbiamo scacciato Dio da noi stessi e dalle nostre società, e non ci rendiamo conto di che cosa significa tutto questo. Abbiamo i disastri quotidianamente sotto i nostri occhi, crescenti, e stiamo andando verso disastri incredibili, e non si riesce a capire un concetto così semplice, che l'uomo che decide il bene e il male. E sono i due. Inoltre si parla sempre di l'Inquisizione, milioni di morti, una palla colossale. E poi c'è, scusa, vado di palla in frasca, questa beatificazione dei catari. Tu sempre dici catari, ma chi parla bene dei catari sa qual era la filosofia dei catari? Perché non presentano la religione dei catari? In che cosa esattamente consisteva questa religione? Questa religione preoccupò la gente, preoccupò i regnanti, e da loro che arrivò l'allarme. La Chiesa si mosse anche in ritardo e non bruciò nessuno. Furono all'inizio delle reazioni spontanee della gente, perché un tipo di religione
che distrugge la società. Addirittura Federico II, che era contro la Chiesa, combatté determinate eresie, perché capì quali erano le implicazioni sociali, distruggevano la società. Ma tutto questo non viene detto. Basta. Ditemi qual era la religione di Catari e perché distruggeva la società. Perché, io lo ripeto, se dell'Inquisizione devo dire qualcosa, dico che purtroppo finì. Piano piano finì. Perché se non fosse finita, e lo ripeto per l'ennesima volta, noi non saremmo in queste condizioni. Non saremmo in queste condizioni. E chi difende il protestantesimo sappia che la più grande democrazia del mondo è stata costruita anche dal protestantesimo. Esatto. La più grande democrazia del mondo, che ripeto, è la parte esoterica della parte esoterica della massoneria. Questo che se lo ficchino in testa. E non sto dicendo roba campata in aria. Esatto. Sto dicendo roba dimostrabile. Roba dimostrabile e non scritta da cattolici, ma scritta da massoni. Infatti ho consigliato il libro saggio sulla massoneria americana, perché fa una ricostruzione perfetta di questo. Perfetta. Documentata di fonte massonica, bravissimo, di fonte massonica. Quindi quando Mori dice la democrazia in Italia, ma di che stiamo parlando? Queste democrazie hanno fallito dappertutto, perché come dice l'ex presidente della facoltà di giurisprudenza di Udine, alla fine la democrazia è uno strumento che si è rivelato essere dittatoriale, che conduce necessariamente là. Esatto. Ma questo non è facile dirlo oggi, ma c'è chi ci aveva avvertito in anticipo, c'è chi ce l'aveva detto già, e sto parlando di qualche grande papa, ovviamente, che l'aveva detto chiaramente dove conduceva la democrazia e dove conduceva questa presunta libertà. Noi non abbiamo libertà su niente, tranne su quello che può, come dire, degenerare o indebolire nel corpo e nella mente e nello spirito. Là ci danno le libertà, in quelle cose là. Quindi non è una libertà, è un libertinaggio per distruggerci. Esatto, è quello che sta accadendo con il Movimento 5 Stelle, con questa presunta democrazia dal basso, e sarebbe la degenerazione ancora peggiore che della democrazia che c'era prima. Quindi un livello ancora più basso, ancora più pericoloso, perché si dà in mano uno strumento a chi... intanto bisogna ancora poi dimostrare se poi effettivamente chi decide se il popolo oppure mediante la manipolazione dei dati si fanno passare certe cose come volontà popolare, in realtà poi non lo sono. E questo non sono mai chiesto a nessuno veramente. Io non voglio entrarmi in questo, ma credo che qualcuno abbia fatto una serie di studi, abbia anche verificato queste cose, e infatti la domanda è: democrazia diretta, ma diretta da chi? Diretta da chi? Da chi è diretta questa democrazia? Ma anche le elezioni popolari che abbiamo noi normalmente ogni 5 anni, no? La gente pensa che di avere uno strumento democratico, doveva votare. In realtà è manipolato questo è il risultato, sono assolutamente sicuro, cioè non ho le prove. Allora, ma ti racconto questa, perché non so quanta gente lo sa. Io mi pare il 21 settembre, non ricordo se del 2011 o 2012, in questo momento mi sfugge, chiamato da un amico della Lega, che però lottava anche lui contro il signoraggio, eccetera, eccetera. Mi disse: perché non vieni stasera a Sant'Ambrogio? Parliamo di signoraggio. E infatti c'erano enti della Lega che parlavano apertamente di signoraggio. A un certo punto arrivò, prima parlarono questi insomma con ruoli abbastanza marginali all'interno della Lega, ma si parlava di signoraggio. E poi parlò un deputato che non menzionò assolutamente il signoraggio. Poi arrivò il senatore Garavaglia. Io ero là con la videocamera che stavo filmando tutto. Io filmai quel video che è girato sulla rete, che poi arrivò a Rai 2, l'ho girato io. Filmai il senatore Garavaglia mentre faceva quell'affermazione
fortissima del colpo di Stato che c'era stato da parte di Napolitano quando aveva dato l'incarico a Monti. Questo video girò tantissimo, BioBlu lo prese, lo portò a Rai 2 come se fosse suo, va bene. E allora, di fronte ad una affermazione, di fronte ad un racconto anche particolareggiato fatto da un senatore della Repubblica che dice che i gruppi parlamentari erano stati ricattati per votare Monti, Monti qua avrebbe dovuto scatenarsi il putiferio, se ci fosse una vera, come ce la vogliono far credere. Cosa successe? Nulla. Nulla. Tu dici votazioni, sì, ma questo è il terzo presidente del Consiglio che non è stato eletto da nessuno. Quindi questa democrazia è saltata da tempo. Ammesso che la democrazia sia una cosa che funziona. Come giustamente diceva Silvano, a chi gli faceva la domanda l'altro giorno, la sovranità non può appartenere ad una collettività. La sovranità può appartenere a un singolo, tant'è vero che prima si chiamava sovrano, ma noi ci hanno dato della monarchia una certa, come dire, una certa idea per cui per noi monarchia è uguale dittatura. Ma quando mai? Io non sto dicendo che dovremmo tornare alla monarchia, ma comunque capire che ci sono, e sapere che ci sono altre forme di governo e che l'unica forma di governo non è la democrazia. Anzi, mi pare che Aristotele diceva che la peggiore forma di governo, e Aristotele non era l'ultimo arrivato, non sono io, chi sono io, voglio fare il papa, io non sono nessuno, ma se lo dicevano Aristotele e se lo pensavano anche gli antichi greci, vuol dire che qualche ragione c'era. Come dire, sono veramente, non so se più deluso e poi più arrabbiato, ecco, faccio fatica a capire qual è più delle due. Ma ti capisco via. Purtroppo anch'io mi arrabbio delle volte, penso a delle cose, insomma, rimane sempre con la mare in bocca, perché veramente... il liberalismo e non il liberismo, il liberalismo è nient'altro che la parte esoterica della massoneria, del pensiero massonico. Esatto. E la democrazia, questa democrazia è sempre la parte esoterica della massoneria. Ma poi adesso, e questo i grandi papi non solo lo sapevano già, ci hanno avvertito, ci sono delle encicliche straordinarie su questo. Ma il dramma della massoneria, voglio parlare del sillabo. No, certo, ma il dramma, ma perché non si cerca di leggere il sillabo e capirlo e studiarlo veramente? Io veramente queste cose, cioè, c'è un pregiudizio incredibile. Ognuno può dire tutte le pensate che vuole, se parliamo noi non pensiamo, perché ci andiamo a prendere il pensiero già pensato. No, noi parliamo di verità rivelata, è un'altra cosa. C'è chi crede a chi cavolo vuol credere, noi crediamo invece in Gesù Cristo, Dio. Non è verità rivelata, invece gli piace credere che l'essere umano si evolve, che l'essere umano può fare tutto lui, che non c'è bisogno di un Dio, che non c'è bisogno di grazia, che non c'è bisogno di niente. Questo è perché piacciono queste cose? Perché vanno a stimolare anche la superbia umana, la stessa cosa che fece quel certo là con è sempre lo stesso gioco. È sempre lo stesso gioco. Certo, la teoria assurda secondo cui la materia dell'universo si è creata da nulla proprio, no? Il vuoto ha dato origine alla materia. Hai mai sentito questa cosa? Sì, vabbè, poi se vai a leggere Cabale e altro, cominci a studiare, ti rendi conto effettivamente di che cosa c'è dietro, ma non voglio parlarne perché ci porterebbe molto lontano e poi anche abbastanza complicato, non credo che sia facilmente affrontabile in una diretta così, poi alle 10 di sera. Voglio dire, a livello di parlando di altro, della massoneria su un altro piano, noi adesso abbiamo parlato a livello di influenza sulla società, eccetera, però c'è poi un altro aspetto della massoneria di cui nessuno parla e magari anche sì, incredibile,
che sono poi tutti i riti che fanno, vari sacrifici umani anche, e che si compiono all'interno delle logge. E di queste cose qui non se ne parla assolutamente, ancora di più non se ne parla. Io ho caricato un video, un parte di un video l'altro giorno, in realtà parte di un film, che è Cristiada, la vera e propria persecuzione. Aspetta che mi mandi dei cristiani lì. Che venne tra il 1926 e il 1929 in Messico, ma anche di questo non si parla. Dicono tutte le stesse cose, la Chiesa che ha fatto, ma tutte le persecuzioni che ci sono state nei confronti, ci sono ancora nei confronti dei cristiani, questo non si parla. Questa è disonestà intellettuale. Esatto. È disonestà intellettuale. Io lo dico chiaramente, non devo fare il carino, il caruccio per ringraziarmi le persone, parlare col stone sua dente, ringraziare ogni momento quelli che ascoltano. Non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Ma questa la trovo disonestà intellettuale, perché io posso capire che una persona non lo sa. Ma quando qualcun altro gli dice, ma perché non vai a vedere queste cose? Come mi spieghi quest'altro fatto? Perché non ne parlate? E non se ne parla, allora vuol dire che, come faccio a pensare che possa essere onestà intellettuale? Esatto. Non posso pensarlo. Non sto parlando di buona e cattiva fede, sto parlando di onestà intellettuale. Scusa, stasera mi prendi così, quindi... No, quello che dici è sempre puntuale e ben detto, insomma, perché ogni volta che ti ascolto imparo sempre delle cose notevole. Quindi non ti crucciare se a volte uno va giù un po' incazzato, ma quando ci vuole ci vuole. No, io non sono incazzato, cioè veramente già noi non abbiamo voce in generale. Poi nella chiamiamola controriformazione, rischiamo di essere sepolti da una marea di disinformazione, e allora questo veramente fa perdere alcune volte la come dire, esatto. Fa perdere le staff, perché dice, ma scusate, ma allora voi a chi portate acqua, consapevolmente o meno, a chi portate acqua? Esatto. Bene, via. E magari, ripeto, ancora consiglio i libri di Danilo Castellà sulla Costituzione e costituzionalismo, sul razionalismo e diritti umani, eccolo qua, anche questo che forse non ho ascoltato mai. Ecco. Un altro è Costituzione e costituzionalismo. Questo fatto, questo, Costituzione e costituzionalismo. Adesso si è fermata l'immagine. E razionalismo, che è questo, razionalismo dei diritti umani, che è questo. Danilo Castellano, ex preside della facoltà di giurisprudenza di Udine, quindi non è roba mia, insomma. Poi riconsiglio sempre Saggio sulla massoneria americana, questo librettino ogni tanto mi permetto, anche questo, no, su Giordano Bruno. Ah, il vero volto di Giordano Bruno. Un altro mito da sfatare. Certo. Poi ne ho altri qua che avevo, non importa, lasciamo stare, non è il caso. Sì, mi sono proprio arrabbiato di fronte a certe cose, sì. Proprio arrabbiato seriamente. No, perché arrabbiato proprio seriamente. Le cose con un po' di animosità, è giusto che sia. Certe cose non si possono dire molto tranquillo, perché sono veramente si possono dire anche in modo tranquillo, certamente. Anzi, forse varrebbe la pena dirle in modo tranquillo, ma io le dico a modo mio. Stai bene. Nel senso che quando ho qualcosa da dire, alcune volte mi viene da dirlo in questo modo. Quindi che ci devo fare? È così. Bene. Va bene. Allora, chiudiamo, ci sentiamo un'altra volta, magari in maniera più tranquilla, affrontiamo qualche altra cosa molto importante. Bene.